il posto delle parole per raccontare di un appuntamento musicale, ma non solo, perché venerdì 13 luglio a Castigliole Saluzzo in provincia di Cuneo ci sarà un appuntamento inserito nel Festival Borgate dal Vivo in collaborazione con Occitamo Festival. Ci sarà un recital, il recital di Cristiano Godano, il leader dei Marrene Kunz, che si racconterà in un dialogo insieme con il giornalista e critico musicale Alberto Campo. Cristiano Godano, benvenuto nel posto delle parole. Eccomi qua, buonasera a tutti. Ma che cosa vuol dire Cristiano Godano? Cosa vuol dire Cristiano Godano raccontarsi in un dialogo di fronte al pubblico? Beh, chiaramente dipende un po' anche dal mio interlocutore, che ogni volta cambia. Direi difficilmente ho fatto un bis con lo stesso interlocutore rarissime volte. E quindi è anche un po' in base a quello che mi chiede lui, che poi le mie risposte si snodano secondo percorsi diversi. Però ho dato per scontato che l'intervistatore non mi pone domande che siano troppo distanti dalle faccende mie, dei Marlene, anche perché comunque in ogni caso la gente credo che sia lì in particolar modo per questo motivo. Quello che racconta il sottoscritto ha a che fare con le sue opinioni sulla musica, con a che fare con la storia di Marlene Kunz, anche da un punto di vista abbastanza particolareggiato in termini di aneddotica. Spesso ci sono interlocutori che mi portano dalle parti della questione del processo creativo, sia per quanto riguarda la creazione di un pezzo nel senso musicale, sia da un punto di vista di liriche, visto che sono l'autore delle liriche dei Marlene Kunz, e poi considerando il fatto che io in genere non chiedo mai le domande prima, quindi è tutta una sorpresa per me, c'è una forte componente anche di istintività, si va un po' a braccio, invito l'interlocutore mio ad approfittare del fatto che se una mia chiacchierata, una mia risposta, gli accennano delle curiosità che non aveva previsto, è libero di andare in quella direzione che non era stata appunto prevista prima. Ed è proprio l'estemporaneità che fa di questi incontri, di queste conversazioni, qualcosa di nuovo e di non paludato, soprattutto il non avere di sicuro. Certamente il non avere le domande anticipate, quindi sicuramente molto importante. Però poco fa Cristiano Godano diceva una cosa che è molto importante: parlerò delle cose che mi competono, le cose che faccio, però parlare della musica della musica dei Marlene Kunz, io l'ho mai considerata, spero di non sbagliarmi, solamente musica, ma è uno spettro più largo, vale a dire quando si ascolta una canzone, è vero che si ascolta una canzone, in questo caso è una canzone dei Marlene Kunz, però è sempre un'apertura, e la parola culturale nel caso di Cristiano Godano ha un valore importante, senza salire ovviamente sulla cattedra, mettersi nel sacrario, però è una parola fondante della parabola musicale di tutte quante le espressioni dei Marlene Kunz. Sì, è una domanda appropriata. Mentre lei me la formulava mi faceva venire in mente l'immediata risposta, che sarebbe quella: ecco perché non siamo così famosi, perché ci vuole molta pazienza per ascoltare noi, cioè purtroppo è un linguaggio un pelo più complesso rispetto a una canzone pop comunemente intesa, e non lo dico con intenti dispregiativi, mi guarderei bene dal fare un'affermazione ironica, anzi il pregio della canzone pop è quello che vola direttamente alle orecchie della gente e sa farsi apprezzare in maniera più immediata. Noi siamo consapevoli che le mie parole vengono comunque create con delle pretese un po' più ambiziose, volente o nolente, e quindi il testo, se lo si vuole apprezzare fino in fondo, tendenzialmente
purtroppo va letto. E lì ci sono delle considerazioni che andrebbero fatte, e questo è un tipo di argomentazione che può tranquillamente capitare di fare anche in uno spettacolo come quello che stiamo presentando adesso, cioè il fatto stesso di pretendere che un testo di canzone venga letto presume che l'autore lo ritenga degno di essere letto. Allora qui si aprono le considerazioni sue sul fatto che la poesia e il testo di canzone hanno stessa dignità, sono due cose differenti, eccetera, perché da un certo punto in poi in avanti la poesia è diventata un qualcosa che si legge anche da un punto di vista visivo, la si osserva una poesia, e se uno osserva una poesia e se uno osserva un testo di canzone nota palesi differenze che hanno a che fare con i limiti che sono quelli della canzone e che non sono quelli della poesia. Quindi pretendere di che un proprio testo di canzone venga letto implica anche una piccola vanità che da un punto di vista poetico potrebbe anche non essere del tutto accettabile, però è pur vero che nelle mie parole ci sono dei significati nascosti, delle intenzioni anche a volte addirittura metatestuali che mi si può cogliere solo leggendoli. E quindi tutto ciò fa sì che le canzoni di Marlene abbiano una loro complessità e che ad esempio non siano particolarmente radiofoniche. Ma d'altronde lo stesso De André non è particolarmente radiofonico, cioè, le canzoni di De André hanno la stessa problematica. Ci sono prove ingombranti che i DJ temono perché nel momento in cui ce ne sono troppe, l'utente medio cambia canale. Ma Cristiano Godano, io vorrei ancora rimanere per qualche istante su quell'aggettivo ascoltato poco fa, sulla leggerezza. Oggi il termine leggerezza è un termine molto importante, no? Vogliamo, desideriamo che tutto sia leggero, ma non stiamo parlando di una leggerezza con lo spirito di Italo Calvino, è una leggerezza che non ci permette di grattare, no? Sotto e vedere sotto la superficie. Le canzoni dei Marlene Kunz invece sono altra cosa, lo diceva poco fa Cristiano Godano. È questa la giusta pretesa anche di chi fa musica, di chi fa canzone, che ci sia un ascolto, sì, che arrivi veloce, a volte alle orecchie e tutto è possibile, no? C'è un tempo per ogni cosa, ovviamente, ma il tempo per prendere in mano il testo, leggerlo, farlo proprio, ascoltarlo e far sì che quel testo diventi quasi come una spugna. Nelle canzoni dei Marlene Kunz questo aspetto resiste ancora. Sì, ma perché io proprio non so fare altrimenti. Prima sono stato ironico, ma anche serio in quello che sostenevo. Io a volte, cioè, ai Marlene Kunz converrebbe avere della leggerezza in più per le loro tasche. Dico molto, molto tranquillamente, cioè, non stiamo vivendo il tempo della profondità del grattare sotto la superficie, come giustamente dice lei. Stiamo veramente vivendo dei tempi di estrema leggerezza e tutto ciò è estremamente connesso con internet. Una delle immagini più ricorrenti quando qualcuno all'inizio degli studi del fenomeno voleva parlare, fra virgolette, male di internet, diceva proprio che si è andati verso questo appiattimento che ha eliminato l'idea dello scandaglio, dell'andare in profondità, cosa che si faceva quando noi dovevamo compulsare una biblioteca per scoprire delle informazioni, quindi dovevamo approfondire. Ora internet ce le dà con Wikipedia, ma sono informazioni un po' più generiche e ci impediscono, diciamo, attenuano l'attitudine all'approfondimento e incoraggiano l'attitudine all'orizzontalità, che è il mare magnum di internet. E tutto ciò è ciò che contraddistingue quest'epoca. Quindi, per certi versi, sono un po' una persona. Non voglio dire fuori moda perché non mi sento minimamente fuori moda, sono una persona che comunque è molto interessata a ciò che accade nel contemporaneo e sono una persona molto curiosa. La mia attitudine, però, da un punto di vista creativo è quella, e quindi continuano i miei testi a reclamare pazienza. Chi non dà pazienza a Marlene spesso poi li liquida in maniera molto frettolosa, o dichiarando di non capirli, o dicendo che non gli piace. Però io conosco un sacco di persone che si sono avvicinate a Marlene Kunz grazie a questa sorta di proselitismo fatto dai primi fan che hanno proprio costretto i loro amici ad ascoltarli 3-4 volte anziché una, e la maggior parte di queste persone poi
al terzo quarto ascolto ha avuto la sua piccola rivelazione e si è cominciato ad affezionare al nostro percorso. Però è bello che nel 2018 si parli ancora, Cristiano Condano, della parola pazienza, no? Nel fare proprio una cosa, che sia una canzone, ma che sia anche, che ne so, un film, che sia un libro o che sia qualsiasi altra cosa. Oggi la pazienza credo che non ce l'abbiamo più scritta tanto sui nostri documenti di identità. No, detto di fatto, ripeto, credo che sia molto, molto banalmente in connessione con internet e tutto ciò, ma non lo dico da demonizzatore, non è che io internet lo uso ogni giorno, ed è uno strumento fondamentale, è uno strumento che verrà studiato nel corso delle generazioni future, un po' come quando la stampa di Gutenberg ha diviso un mondo da un altro. Internet è una pietra miliare nel percorso dell'umanità, di sicuro, però è un dato di fatto. Cioè, con internet noi lo si vede anche in quelle che io, fra virgolette, chiamo le discussioni che accadono nei forum, che sono un ginepraio di malmostosi, uno più chiassoso dell'altro, non c'è nessuna pazienza in quelle discussioni. C'è una violenza verbale che io detesto, infatti io non ho mai partecipato in vita mia a nessuna discussione pubblica, mi guardo dal farlo. Ci sembra che ci siano quasi, secondo me ci sono persone che stanno ore lì ad aspettare soltanto che uno risponda per rispondere di pancia immediatamente dopo. Poi esiste chiaramente un sacco di gente che non può farlo semplicemente perché lavora e non ha il tempo di stare lì davanti. È curioso questo fenomeno, al di là degli haters, proprio di chi ha tutto questo tempo per stare lì a partecipare a queste discussioni che non hanno niente di tutta la discussione civile, sono tranne poche isole felici, chiaramente, però mediamente nei vari forum, nei vari blog, c'è un sacco di gente che dà il peggio di se stessa e io francamente spesso ne esco abbastanza rivoltato e disgustato da certe cose che mi danno molto fastidio. Venerdì 13 luglio, il primo di una serie di eventi della collaborazione del Festival Borgate dal vivo e Occitamo, il festival tra l'altro che ha ospitato l'altra sera a Saluzzo in provincia di Cuneo il concerto di Francesco De Gregori. Mentre venerdì 13 luglio ci sarà Cristiano Godano, il leader dei Marlene Kunz, che dialogherà insieme con Alberto Campo e sarà un racconto musicale attraverso le parole, attraverso le canzoni. Qual è un verso tra le canzoni scritte di Marlene Kunz, quello che viene più in mente più spesso, Cristiano Godano? Non ho capito la domanda, chiedo Qual è scusa. uno dei versi delle canzoni che viene in mente più spesso? Più che viene in mente spesso non ne ho la più pallida idea, non ho mai fatto caso a questa cosa. In questo momento mi viene in mente, onestamente non so il perché, anche la canzone che suoniamo, che ho suonato poco, è una canzone che amo perché credo che sia un testo notevole che ho scritto l'uscita di scena. Quel che piacerebbe a me è una specie di neutralità a pressione zero e ha a che fare con l'affrontare la morte. Chiedo scusa, ma in questo momento mi è venuta in mente questa immagine. Però credo di essermi espresso nei riguardi di questo discorso che Certo. intanto riguarda tutti noi. Poi lo si può solo allontanare o si può decidere di sbeffeggiarla la morte per essere un po' così, un po' originale, però tanto ci riguarda. E credo di aver scritto un testo intrigante, mi è venuto in mente quello. Non ho la più pallida idea del perché, bisognerebbe avere qualche psicologo qua che mi illuminasse sul fatto che proprio quel testo in questo momento mi è venuto in mente. Quanto conta la psicologia nell'ascolto delle canzoni? Perché a volte, mi scuso se parlo di me, perché poi capita a tutti, no? Ti chiedi ma il perché della scelta di quella canzone che vai a ascoltare in internet oppure vai a riprendere il vecchio CD e ti riappropri di quella canzone, ma non per un fatto di nostalgia, ma perché quella canzone, oppure succede anche per esempio con i libri, vai nello scaffale, tiri fuori un libro e quel libro in quel momento ti racconta. Ecco, dal punto di vista psicologico credo che sia che ci siano dei significati. Una domanda complessa che onestamente in maniera istintiva faccio fatica a trovare una risposta che mi dia la sensazione di non dire stupidaggini. Io boh, non lo so, ad esempio sia nel leggere un libro sia nell'ascoltare un pezzo, credo che quello che mi muova sia un pelo più variegato di questa faccenda. C'è anche tutta una dimensione molto estetica che mi riguarda. Anche nel leggere un libro sono molto attratto proprio da come è stato letto questo libro.
oltre a come è stato scritto, scusa. Quindi non necessariamente ci deve essere un argomento che mi tiene avvinto da un punto di vista psicologico, può essere proprio una faccenda più legata a una dimensione artistica. E allora, visto che ha citato il libro, qual è l'ultimo libro che ha letto Cristiano Godano? No, io adesso ho riletto per la terza volta La vera vita di Sebastian Knight di Nabokov, che è il suo primo libro scritto in inglese, dopo che lui chiaramente la sua prima parte della carriera aveva scritto in russo. Fu il suo primo tentativo in lingua inglese, lui era un genio, quindi aveva dei grossi problemi come cimento letterario, però ne uscì alla grande, e poi da lì in avanti, da lì a 10-15 anni arrivò Lolita, che diventa fama mondiale, eccetera. Quindi l'ho letto per la terza volta perché non sono proprio un rilettore. Io credo che i grandi libri vadano riletti, leggere una sola volta non è sufficiente. Non sono un buon rilettore, però è la seconda volta che mi capita di leggere per la terza volta un libro. La vera vita di Sebastian Knight credo che sia edito da Adelphi, scritto da Vladimir. Adelphi li ha ripresi tutti, quindi li ha fatti uscire poco a volta tutti, e credo che abbia finito con la ripubblicazione di tutto il catalogo. Non credo ci siano più sorprese. Io però in questo momento stavo rileggendo una edizione di Bompiani che uscì negli anni, secondo me, 70. Però è stato molto bello il lapsus in cui è in corso Cristiano Godano poco fa, quando ha detto, parlando di libri, come è stato letto, invece di dire come è stato scritto. E questo è veramente molto particolare, perché conta anche come si legge un libro. Io sono dell'idea che ai corsi di scrittura creativa non dovrebbero insegnare a scrivere, ma dovrebbero insegnare a leggere. Poi se ne parla dopo un anno di buone pratiche, cantato, se ne parla di cominciare a scrivere. E intanto noi ringraziamo del tempo che ci ha dedicato Cristiano Godano, rinnovando l'appuntamento per l'incontro venerdì 13 luglio a Costigliole Saluzzo in provincia di Cuneo. Cristiano Godano, leader dei Marlene Kunz, insieme con Alberto Campo, in un recital tra parole e musica. Grazie ancora. Grazie mille, grazie e saluto tutti, grazie per l'ascolto.